scomparso ultimamente, lo so, ma sono tornata con un video bellissimo. Sono le 11 e 10 e a me è venuta la brillante idea di farmi questo. Quindi, avevo tempo fa fatto già un video del genere in cui provavo il nuovo colorista Wash Out, appunto di L'Oréal Paris, che era quello viola, il colore viola. Mi piaceva tantissimo, sì, comunque scusate, ma ho il tablet da questo lato, sì, sono un po' accroccata oggi. Voi di qua con la ring light davanti allo specchio, direi il tablet. Comunque, allora, avevo fatto quello viola, mi era piaciuto tutto, solo che io avendo i capelli molto, sì, adesso che sporchi, avendo i capelli molto scuri, l'ho preso relativamente poco, cioè perché io avevo delle ciocche chiare, quindi li avevo preso, ma in tutto il resto dei capelli no. Comunque, scusate, al solito se vedete il cerchio della ring light, purtroppo è un difetto che vedrete spesso nei miei video. Allora, e quindi ho deciso di provare questo adesso, che è l'ombre. In teoria ero un po' titubante se farlo o meno, perché non so come mi esce, oppure di rovinarmi i capelli. Vabbè, comunque, allora, all'interno della scatola troviamo il solito bel foglietto illustrativo, bla 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 bla, vi dice quello che c'è, come si fa e tutto il resto. Abbiamo la polvere decolorante qui, che è il flacone applicatore praticamente, di rivelatore in crema. Poi abbiamo la crema decolorante come numero 3 e un paio di guanti. La spazzolina. Poi lo shampoo da mettere dopo. Questo qui è il trattamento finale praticamente. Sto un po' troppo vicino, mi sta un bassetto di male. Ah, boh, comunque. Ok, ritornate. Allora, leggiamo quello che dice. Vabbè, questo già. Dovrebbero venire così. Così in teoria devono essere i miei capelli, si deve fare così e devono venire così. Ci riusciranno i grandi eroi? Non lo sappiamo. Ci proviamo. Comunque, dobbiamo aprire questo. Fa un po' puzza. La parte più bella è bucare. Oh my god! Ce n'è un casino ancora. Come faccio a spremerlo adesso? Non lo fai più. No, non va più. Devo chiudere, fare attenzione perché devo fare questo. E ancora a mia volta in due, così faccio bene questa parte dietro, altrimenti poi davanti magari vengono bene e dietro no. Devo andare qui, mettetelo un po' come vi pare. Non c'è un voto. Ok, l'ho messa così. 31. E io lo sto per fare. Raga, ci siamo. Mi prego, non voglio. Devono passare 45 minuti e ne approfitto io per andare a bere. Guardate, mi faccio vedere, miei amori. Io aspetto questi 45 minuti e ci rivediamo dopo. Ok raga, allora io mi sono docciata, ho lavato i capelli e adesso andiamo a guardare che cosa è venuto fuori. Da premettere che mentre mi stavo sciogliendo i capelli,
prima di entrare in doccia, cioè praticamente qui si era formata una palla di capelli che bruciava proprio letteralmente. Anche qua sopra, ma non so perché non ha preso sopra. Comunque sotto ha preso abbastanza bene, ma secondo me ha preso così bene perché io ho fatto molte più passate sempre allo stesso punto. Quindi vuol dire che io ho passato prima ciocca per ciocca e poi, essendo che era avanzata praticamente la boccettina è più o meno così. Quindi a me era avanzata così. Anzi, ve la prendo e la faccio vedere direttamente. Comunque la boccettina è questa. Ovviamente, con tutto quello che ho fatto io poteva essere arrivata fino a qui, quindi capite bene che è avanzato tutto questo, cioè era rimasto tutto questo. E quindi io l'ho messo negli stessi punti praticamente, partendo forse, cioè mettendone più sotto forse che sopra, e quindi qui tipo ho fatto questa specie di mezzo stacco, non so come lo volete chiamare ragazzi, non lo so veramente, cioè. Comunque, i capelli sono questi, da bagnati. Non so se si vede perché. Ok. Eccoli qua. È più chiaro sotto, è più scuro sopra, sì, è normale, anche se comunque l'ho passato sopra, ma evidentemente sopra era troppo poco e quindi non ha preso come sotto. Però vabbè. Ok, raga. Allora, volevo farti vedere. Quindi succede anche così. Niente, questo è il risultato. Allora, diciamo che non sono venuti malissimo, ma neanche benissimo. Ovvero, io mi aspettavo una cosa del genere, ma non mi è venuto neanche lontanamente, minimamente simile. Ok, sono qua. Madò, 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 così che brutti. Mio Dio, raga. Vabbè, comunque. Va bene, ci vediamo, raga. Al prossimo video. Io vi voglio un sacco di bene. Bacioni. Ciao.